Sei genitore o desideri diventarlo? Stai affrontando un periodo particolare della vita di tuo figlio, come ad esempio la fanciullezza o l'adolescenza? Desideri recuperare un rapporto con tuo figlio o renderlo ancora migliore, diventandone in qualche modo il punto di riferimento ed il migliore esempio da imitare? O forse sei in gravidanza e hai mille dubbi? Hai paura di commettere degli errori? Desideri iniziare fin da subito a immaginare nel miglior modo possibile l'esperienza del parto? Se hai risposto sì ad uno o più di questi scenari possibili, il percorso genitore allenatore ti sta aspettando. Guarda questo video e ascolta cosa dice chi ne fa già parte, che cosa ha imparato, quali benefici e vantaggi ha già ottenuto, come sta vivendo questa esperienza e perché la consiglia. Metti un like, condividi e iscriviti al mio canale YouTube Dr. Lucia Premda Costucci attivando le notifiche. Ciao, io sono Laura. Ho deciso di intraprendere questo percorso di coaching allenatore genitore con la dottoressa Costucci, per andare poi ad affrontare quelle tematiche che mi si presenteranno nel momento un po' in cui diventerò madre, insomma, quindi a capire un po' le situazioni e le possibili problematiche che poi mi si verranno a presentare. Beh, sicuramente sì, un pochino innanzitutto la paura del dolore, del momento del parto, un pochino mi preoccupa. E poi anche, diciamo, nel momento poi in cui avrò il bambino, se dopo il mio fisico riuscirà a tornare più o meno a quello che sono adesso, insomma, un pochino la paura di prendere troppi chili in eccesso e di non riuscire a ributtarli giù. Durante queste settimane abbiamo fatto diversi esercizi, uno in particolare che mi è piaciuto molto riguarda il tema dei valori, ovvero quelli che per me sono dei valori importanti. Quindi insieme alla dottoressa ho analizzato delle situazioni sia presenti che passate, ma anche ipotizzato situazioni future e quindi mi ha aiutata a capire come dovrei comportarmi in queste situazioni, affinché poi si realizzi il valore che per me è importante. E questo esercizio è secondo me molto utile, molto importante anche praticarlo tutti i giorni nel momento, insomma, in cui si verificheranno queste situazioni, se noi siamo già preparati ad affrontarle e sappiamo come comportarci, sarà poi più facile, riuscire a ottenere il risultato voluto. Anche poi per quanto riguarda il discorso di un bambino, insomma, nel momento in cui avremo il bambino, sicuramente il tempo a disposizione diminuirà. E quindi se già noi adesso ci alleniamo, esercitiamo con questi esercizi, sicuramente sarà più facile poi in futuro per trasmettere al nostro bambino, i nostri valori anche. Sicuramente al primo posto metterei l'aiuto, il rispetto, la responsabilità, la dedizione, l'importanza nell'aiutarsi a vicenda in famiglia. E quindi anche analizzando questi valori che inizialmente uno può chiedersi: ma a che cosa serve tutto questo per poi, con un bambino, insomma, che cosa serve insegnarci poi col bambino tutto questo? In realtà mi sono accorta che è molto importante, innanzitutto, ho capito cose che per me potevano essere banali e scontate, quanto invece in realtà siano importanti, proprio a livello familiare, con il partner. E in questo modo poi ho acquisito anche più consapevolezza e in un futuro, per poi quando avrò un bambino, per sapere qual è quello che voglio trasmettergli, cos'è che gli voglio insegnare, com'è che lo voglio crescere, far crescere. Un altro esercizio molto importante che mi è piaciuto, che si chiama Vision, Mission e Ambition, in pratica riguardava il dover definire i vari obiettivi della mia vita secondo i vari ruoli che ricopro, quindi proprio andare a scorporare i vari ruoli che ho, quindi ad esempio il ruolo di donna, il ruolo di partner, il ruolo di donna anche a livello professionale, ma anche andare a definire quello che vorrei essere poi nel ruolo di madre. E quindi innanzitutto scomponendo i vari ruoli, sono riuscita a capire meglio poi quali sono i miei obiettivi, ciò che veramente vorrei ottenere in questi ambiti.
E quindi la dottoressa poi mi ha aiutato a capire di conseguenza cosa fare poi nello specifico per raggiungere questi risultati, come comportarmi nei vari ambiti. Diciamo, la mission per me è quello che devo fare nel concreto, come mi dovrei comportare affinché il ruolo, in questo caso di donna o che sia di madre o di donna a livello professionale, poi venga realizzato. La vision familiare si manifesta in vari valori, ad esempio appunto quello del rispetto nel trasmettere al bambino, in questo caso attraverso l'esempio, quello che vorresti che lui diventasse, che fosse. Ovviamente la cosa più importante è dare l'esempio, insegnargli, essergli vicina nei momenti sicuramente che ci saranno nella sua vita un pochino più tristi, cercare di fargli capire come comportarsi, quindi insieme a lui cercare di capire qual è il problema e di conseguenza come affrontarlo, quindi parlare molto, essere sempre presente anche nei momenti importanti della vita, quindi condividere emozioni proprio con la famiglia. Ho deciso di iniziare questo percorso inizialmente perché avevo pochissime idee chiare riguardo quello che poi sarà un'eventuale gravidanza e anche quando poi avrò un bambino. La dottoressa mi ha fatto capire, mi ha fatto anche notare cose che per me veramente non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Attraverso degli esercizi che abbiamo fatto, molto belli appunto per poi, diciamo, se noi già ci esercitiamo già adesso ad affrontare certe situazioni, sicuramente quando avremo un bambino sarà tutto più facile. Quindi mi ha consigliato diversi esercizi. In realtà questi esercizi mi sono resa conto che mi servono tutt'oggi. Cioè li sto proprio mettendo in pratica nel quotidiano e questo mi ha permesso proprio di migliorare la mia vita sia a livello personale che professionale, quindi li consiglio tantissimo. Inoltre con la dottoressa sto seguendo un percorso di educazione alimentare, sia perché io per prima vorrei perdere qualche chiletto, ma anche perché lei mi ha fatto capire che durante la gravidanza, se noi già siamo in un peso più accettabile, questo è molto importante anche per la salute del nostro bambino, proprio perché questo avviene all'interno della pancia, cose comunque che io questo sinceramente non lo sapevo prima. E quindi mi sta aiutando un pochino in quelle che sono le mie difficoltà, sono sincera, io ho sempre avuto difficoltà nell'iniziare una dieta, nonostante magari avessi la mia dieta bella fatta bene davanti, avevo sempre difficoltà a iniziare, rimandavo sempre, tendo sempre a procrastinare, un pochino come tante persone, suppongo, inizio sempre domani, inizio lunedì. Oppure, ad esempio, magari mi capitava, insomma, arrivo a casa dal lavoro, sono stanca e non ho voglia di cucinare, quindi apro il frigo e mangio quel che trovo. Questo ovviamente ti porta a mangiare cose poco salutari. E quindi la dottoressa mi ha dato un pochino di, diciamo, dei suggerimenti per evitare di incorrere in queste mie problematiche. Ad esempio, mi ha consigliato di già programmarmi con qualche giorno di anticipo quelli che poi saranno i miei pranzi e le mie cene. In questo modo non improvviso, ho già le idee chiare e quindi posso anche creare le mie liste da poi andare a fare la spesa, quindi so già le cose mirate da comprarmi con 2 o 3 giorni in anticipo, quindi non mi trovo a improvvisare. Oppure un altro consiglio che mi ha dato è ad esempio la sera quando cucino per la cena, già di fare anche 1 o 2 porzioni in più per il giorno dopo, così arrivo a casa che non ho voglia di cucinare, in realtà poi ce l'ho già preparato in frigo e soprattutto sono ricette salutari.